locale per capire in che stato è Civitanova. Partecipare alla richiesta per la certificazione EMAS e entrare nel circuito europeo dei comuni virtuosi. Questo ci darà la possibilità di avere finanziamenti, di entrare in fondi e quindi di entrare in un circolo anche turistico in cui in Europa verremo evidenziati come un comune che fa qualcosa di pratico per migliorare l'aria che respiriamo, così che chi abita sulla statale possa tornare ad aprire le finestre, così che la domenica si possa andare in giro su un lastricato e avere di nuovo i negozi in centro, le attività in centro, tornare ad avere una cittadina bella. Ok? Io mi chiamo Jacopini Pierpaolo, ho una laurea triennale in ingegneria elettronica e ho 39 anni. La cosa che mi stava più a cuore a tutti è dire che praticamente non siete stati informati, perché questo posto è inquinato. Noi siamo un SIN, un sito di interesse nazionale per l'inquinamento. Abbiamo una falda inquinata da 20 anni e la gente non lo sa. Non so per quale motivo, sicuramente chi governa non lo dice, ma anche l'opposizione non lo dice. E qui chi ha inquinato non paga, i soldi dallo Stato non arrivano e noi sono 20 anni che beviamo l'acqua inquinata. Quindi, e questo chiaramente annaffiamo con l'acqua inquinata e ci sono dei costi in bolletta per la depurazione, perché quella che arriva tramite l'acquedotto è pulita, ma deve essere depurata. Quindi questa è una questione che va risolta, niente, tutto qui penserò di applicarmi in questo, insomma. Buonasera, sono Mai Stefano, 48 anni, faccio l'albergatore e volevo parlare dell'urbanistica qui a Civitanova Marche. Un dato, 4.000 appartamenti e case sfitte e non vendute e continuano a costruire, continuano a rilasciare permessi per costruire e ancora fanno progetti demenziali come il cavalcavia, che è una colata di cemento clamorosa, con un effetto domino, perché poi bisogna spostare lo stadio, ricostruire, dare le aree leader alla Quadrilatero, che lo stesso ci costruisce. Noi non è che siamo contro tutto, però noi siamo per lo stop al consumo del territorio. Il territorio è nostro, di questo passo fra poco ognuno non avrà più niente su cui fare. Civitanova Marche non ha bisogno di altre case o di cemento, Civitanova Marche ha bisogno di verde, parchi, luoghi di aggregazione per noi cittadini e parcheggi. Con uno studio sulla viabilità, in maniera tale che i parcheggi vengano fatti in aree strategiche per la rivalutazione del centro e di tutta Civitanova Marche. Grazie. Sono sempre i soliti problemi, cementificazione. Quando noi diciamo cemento zero, è fare col compasso una linea circolare nel centro, oltre il quale non si costruisce più, e tutta l'edilizia va fatta nella ristrutturazione e nella riconversione di quello che c'è. Fare le case di un altro modo, che non sprechino energia, darebbe lavoro a un sacco di piccole e medie imprese, falegnami, idraulici, pompe di calore, coibentazione, vetri, cioè tutta una, si apre tutto un mondo, ma bisogna pensare un mondo diverso, che produrre automobili non va più bene. La Fiat è passata da 27 euro per azione in 5 anni a 4 euro e il suo amministratore delegato Minchione ha preso in 5 anni 235 milioni di euro. Vuol dire che sono amministratori che giocano al ribasso nelle loro aziende. Abbiamo bisogno di cambiare anche tutta la classe dirigente nell'economia, sapere che cos'è una banca. Non è possibile che le banche prendano i soldi dalla BCE, che sono i nostri, all'1% e comprano i bot al 6% guadagnando il 5%, e un piccolo imprenditore non riceve una lira. Basta ammazzarsi, basta, si devono ammazzare loro, non i piccoli imprenditori, gli operai che si danno fuoco. Bene, è demagogia, è populismo, non ne frega un cazzo. Quindi ripensare un mondo, cosa produrre e cosa non produrre. La politica è semplice, sono due righe, è semplice, non è l'arte della complessità. Non è l'arte, è la cosa più semplice del mondo, la semplicità è la cosa più vicina all'intelligenza, sono due righe, mettiamo giù due righe e diciamo, bene, entro il 2040
Entro il 2040 tutta l'elettricità italiana si farà con le rinnovabili, entro il 2060 via il petrolio, dobbiamo pensare un'altra era senza il petrolio, con il geotermico, con l'idroelettrico, con il sole, con qualsiasi cosa, con le maree, si può fare qualsiasi cosa, puoi fare una casa che non consuma energia, anzi ne fa un kilowatt o due kilowatt in più, l'energia ci possiamo consorziare con un algoritmo, tutti i cittadini di una piccola città così, ognuno produce l'energia, come vuole, con un cogeneratore, con i pannelli, con la pompa di calore, la pompa di calore. In Svizzera ci sono 600.000 case che hanno la pompa di calore. Vuol dire che tu mandi una sonda, tiri su la pompa di calore e i pannelli e tu ti togli questa schiavitù che sono le bollette, sono i cavi del gas, che per avere quel gas lì devi fare una guerra dall'altra parte del mondo. Ma vaffanculo, ci facciamo la nostra piccola energia, microgenerazione, non grandi impianti. Scusate, ogni tanto mi sfondo. Passiamo, andiamo avanti. Vieni, tu ci sei.